Carissimi amici, siamo tutti qui riuniti oggi per piangere la dipartita del nostro amico, il caro vecchio Taddeo. Il coniglio ha organizzato un funerale per me. E adesso vorrei dire qualche parola sul conto del mio buonissimo amico Taddeo. Era bello, intelligente, così compassionevole e un grande innovatore. Però non avrei mai immaginato che pensasse queste belle cose di me. A dire il vero, queste non sono parole che userei per descrivere quel babbeo. Babbeo? Perché queste parole non sono sufficienti per rendere l'idea di che persona fantastica fosse in realtà. Taddeo era talmente generoso che vi avrebbe donato i suoi vestiti senza pensarci un attimo. Beh, ma che carino. Però sarebbe stato un rischio accettarli visto quanto puzzavano di sudore. Puzzavano. Ora basta con gli insulti, coniglio. Io sono qui. Incredibile, riesco quasi a sentire la sua voce. E perché sono qui accanto a te? E ora do la parola alla madre di Taddeo. Mammina. Quanto mi manca il mio adorato e affettuoso ragazzo! Se n'è andato troppo presto! E proprio nel fiore della mezza età! Da un giorno all'altro sono stata privata del mio angioletto! Della luce dei miei occhi, del mio ragazzo perfetto! Oh. Io gli volevo bene! Ero sua madre per dindirindina! Oh! Oh, mio figlio, riesco addirittura a sentire la sua presenza. Certo, mamma, perché sono proprio qui. Ti supplico non piangere, mamma, sono qui, sono qui. Taddeo mi manca così tanto, è un dolore davvero terribile. Papino? Essere sincero, moglie, per me lui è stato un po' una delusione. Non gli sono cresciuti i peli sul petto. Era ancora un ragazzino, non era un uomo. Ma Papino, che c'è di più virile del dare la caccia a un peloso animale selvatico? Ora che ci penso, anch'io sono parecchio delusa. Non è riuscita a trovarsi una moglie a sistemarsi. Io sono ancora qui, posso rimediare. Non proverò mai la gioia di dar da mangiare ai miei nipotini dello stufato di coniglio. Sono ancora vivo e ve lo dimostro. Questo non c'è nessuno.